Ecco, buonasera, penultimo appuntamento di questa prima parte, perché come vedete nei tavoli c'è già il programma di settembre, quindi dopo un'estate sui libri rimandate a settembre. Allora, stasera abbiamo una bolognese e un milanese, non lo dico a caso perché poi ve lo diranno anche loro. La città sarà molto presente in entrambi i libri, e quindi niente, partirei come faccio di solito, chiedendo di leggere l'Incipit, e quindi appunto partiamo da Lorena, non tre righe, un po' il tuo Incipit, e poi Andrea. Bene, grazie. Allora, grazie per la presentazione, grazie a tutti quelli che sono venuti qua ad ascoltarci, mi fa molto piacere. Io sono ancora sotto l'effetto del lockdown, che tutte le volte che esco e vedo gente mi emoziono, perché mi sembra sempre la prima volta che faccio una presentazione, dire che sono un bel po' di anni che ne faccio, però è una bella emozione e sono molto contenta. E allora, ecco qua, Il mistero dei 12 portici. Leggo l'incipit, non dico nient'altro, perché io tendo a sviare le domande e andare per i fatti miei, quindi sto zittissima. Allora, agenzia investigativa Spada, via dell'Inferno, Bologna. Una giornata autunnale come tante, una striscia di cielo grigio incombe su via dell'Inferno. L'umidità entra dalle fessure dei vecchi infissi della finestra del mio studio. È una di quelle giornate in cui ti senti incline alla malinconia. L'abbracci come una vecchia coperta e rifugi ogni contatto per crogiolarti nel torpore dei ricordi. Mi chiamo Stella Spada, sono un'investigatrice privata. Il mio studio è in via dell'Inferno, nel cuore di Bologna, nell'antico ghetto ebraico. C'è scritto anche in una targa in ottone posta fuori dalla porta d'ingresso, sul vicolo, che Alda lucida con cura tutte le mattine. Agenzia investigativa Spada. L'ho messa da poco, ma devo ammettere che è stata una buona idea. Chi ha bisogno di me di solito mi contatta attraverso un sito internet, ma anche la targa mi ha fruttato qualche cliente. Brilla nel vicolo poco illuminato, attirando l'attenzione dei passanti. Basta come incipit. E poi da lì continua la storia. Passo la palla al mio collega. Ci teniamo caldo questo incipit. Eccoci, allora, grazie per essere qui. Io sono Andrea di Milano, quindi mettiamo sul tavolo Bologna e Milano e vediamo un po' come inizia questo romanzo. L'incipit è il punto forte di un romanzo, perché dovrebbe servire un po' a prendere il lettore e portarselo fino alla fine della pagina, almeno. Ed è anche il momento in cui, diciamo, facciamo i conti con il racconto. Allora, vediamo. Facciamo un esercizio. Immaginate di trovarvi in un condominio, neanche troppo fatiscente, tipico condominio, che trovate in un po' tutte le città. E all'interno di questo condominio, nell'intro, c'è una donna anziana, ultra settantenne, che sale le scale, entra nell'androne, inizia a salire e indirettamente vi presenta i personaggi a modo suo. Quella puttanella del primo piano ha di nuovo sporcato il ballatoio con le sue luride scarpe da ginnastica. La signora Iside stringe le dita scheletrite sul corrimano e intanto smozzica una mezza preghiera che le ruota nastro nella testa arteriosclerotica. Quel maledetto ascensore è sempre fuori servizio, uff, così mi tocca sudare 7 camicie per arrivare alla porta di casa. Uff, cose da non credere, ma alla prossima riunione di condominio darò una bella ripassata a quella testa di cazzo dell'amministratore. Raggiunge annaspando il secondo ballatoio e si ferma a riprendere fiato sulle gambe malferme. Sente un vociare isterico dietro la porta di destra, ruota la testa e sfiora con i polpastrelli
i grani del rosario che gli penzola dal collo. Perdonami, signore, perché sto per peccare. Tira su col naso e sputa un filo di saliva che atterra mollemente sullo zerbino. Ben fatto, mia cara. Si asciuga la bocca col dorso della mano. Dannati orientali senza sugo. Non sanno fare altro che sbraitare tutto il santo giorno nella loro lingua da sottosviluppati e cucinare sbobba puzzolente che ti si attacca addosso. Arpiona il corrimano della quarta rampa di scale e affronta la salita con un passetto alla volta. Ai miei tempi le cose andavano diversamente, l'Italia era un posto migliore in cui vivere. Amen. Ecco, la vecchietta, la signora Iside, continua la sua salita e quindi continua anche a incontrare di ballatoio in ballatoio, un condominio di 5 piani, i vari condomini. È un incontro indiretto proprio perché serve appunto questa sorta di salita per introdurre quelli che sono i protagonisti del condominio. Allora, entriamo un attimo, senza ovviamente, essendo due gialli, anche se un po' anomali, questo lo spoilero, entriamo un po' nel vivo. Allora, Stella, l'investigatrice, è già... che numero di... Questo è la settima avventura, il settimo romanzo. Poi ci sono anche dei racconti nelle antologie dei Brividi a cena, quindi quelli insomma non le contiamo. Settimo romanzo dell'investigatrice. E questa volta però non è alle prese con omicidi, non è alle prese, questo possiamo spoilerarlo, un rapimento. Allora io solitamente faccio questa domanda alle autrici, chiedo di parlare di un personaggio maschile del romanzo, quindi vai Lorena. Allora nei miei romanzi ci sono, sì, la protagonista è una donna, un'investigatrice, ma ci sono diversi personaggi maschili. Ce ne sono alcuni che sono specifici del racconto, cioè del libro, e poi non si vedono più, spariscono. Altri invece che sono ricorrenti. Ce n'è uno, un suo amico, che c'è sempre. È un amico molto particolare, che abita al piano di sotto del suo studio, e lei se lo trova spesso in giro per casa, un amico molto fedele, pasticcione, che quando si muove, diciamo, fa dello scompiglio, ma al quale lei tiene molto, e purtroppo questo suo amico è un amico che si chiama Filippo. E purtroppo in questa avventura il suo amico Filippo viene rapito, e quindi lei, nella sua veste di investigatrice, lo deve cercare a Bologna, passando da un portico all'altro. Da qui il mistero dei 12 portici. Questa è la mia, è il personaggio di cui parlo. Allora, sospendiamo un attimo sulla parola portici e torniamo a Milano. Ecco, invece un personaggio, ci sono diversi personaggi femminili, è un romanzo direi ricchissimo di personaggi. Quanti personaggi ci sono? Li hai contati? No, però sono tanti, è vero. Uno perché dal condominio... insomma vengono fuori un po' di personaggi, due perché non è girato tutto nel condominio, ma poi c'è anche la parte esterna, e quindi anche lì in qualche modo ci sono interazioni e quindi nuovi personaggi che fanno un po' da spalla, e come diceva Lorena si vedono una volta poi non si vedono più, però effettivamente si arricchisce. È un bel esercito. Sì. Un personaggio femminile di cui ci vuoi parlare, che è un bel... No, io ti vorrei chiedere di Chloe, perché sì, è quella che, diciamo, che ha l'arco narrativo più completo, a mio avviso, senza spoilerare nulla. Ecco. Va bene, avviciniamoci a Chloe. È una ragazzina di 15 anni, vive al primo piano di questo condominio con i suoi genitori, e come tutte le ragazzine ha quest'indole un po' ribelle. E in realtà è lei che apre le fila, no? Poi
per andare dentro nella storia effettivamente, perché a un certo punto Chloe esce di casa sbattendo la porta, scende i 4 gradini che la separano dal portone e, passando davanti alla portineria, vede un pacco lasciato lì perché Sandro, il portinaio, è spesso assente. Quindi, insomma, fa 2 conti con la coscienza, allunga la mano, prende il pacco e si chiude nella cantina per capire esattamente che cosa nasconde quel pacchetto. E quello che scopre, in realtà, apre la pista a tutto quello che ne segue, perché, non sto spoilerando, però in realtà trova un dito mozzato dentro una boccetta trasparente. In realtà lei, insomma, avrebbe voluto trovare un bel telefonino nuovo, no, di quelli all'ultima moda, però si ritrova con una bella gatta da pelare. Il problema è che il destinatario di quel pacco è un suo vicino di casa, Morris, che vive al terzo piano, quindi sopra di lei. Non trovando il pacco, poi scatena l'inferno. Però Chloe è un personaggio che ha delle sfumature molto caratteristiche, perché di fatto è una ragazzina, e come tutte le ragazzine, molto ribelle, però questa sua accezione all'essere ribelle poi peggiora di pagina in pagina, perché quello che poi andrà a vivere la faranno in qualche modo, purtroppo, ahimè, sprofondare nei gironi dell'inferno e quindi peggiorare notevolmente. Allora, un'altra, eravamo fermi ai portici, ecco. Allora, sono 2 gialli che hanno una particolarità. Allora, quello di Lorena è che praticamente è una caccia al tesoro, ecco, chiamiamola così. L'investigatrice sta investigando, perché appunto si è perso, è stato rapito Filippo, e lei è in cerca di Filippo, ma ecco, io mi fermo, poi vai avanti te, perché non vorrei spoilerare, però diciamo che il protagonista, al di là di Stella e di Filippo, direi che sono i portici. I portici. Allora, io questa qui è un'uscita, questo libro è un'uscita speciale di Stella Spada, un racconto molto speciale per, appunto, per omaggiare i portici di Bologna candidati a patrimonio UNESCO. Ed è speciale anche perché dentro ha tutte le foto dei portici stessi, questi candidati UNESCO. E perché i portici non sono tutti i portici di Bologna candidati, perché sono 60 chilometri di portici, sono 12 portici candidati che sono stati definiti in un elenco preciso, scelti per la loro differenza di epoca e anche di morfologica, insomma, per la differenza strutturale. E i portici di Bologna sono candidati UNESCO dal 2006, quindi non da ieri, ben dal 2006, e proprio questi 12. Però quest'inverno cosa è successo? È cominciato a esserci del fermento, perché sembrava che fosse venuta giù, insomma, la commissione aveva dato parere favorevole e sembrava che quest'anno fosse l'anno del riconoscimento. Quindi anche il nostro vice sindaco Valentino Orioli ha rilasciato delle interviste che ho visto su internet, nelle quali appunto si dimostrava positiva nella speranza che questo fosse appunto l'anno del riconoscimento, che poi invece non c'è stato, doveva essere verso giugno-luglio, è stato rimandato al prossimo anno per alcuni motivi, diversi motivi, ma uno dei motivi principali è stato quello del vincolo, perché questi portici per essere candidati UNESCO devono essere vincolati, quindi devono rimanere tali e quali, altrimenti viene tolto anche il riconoscimento UNESCO. E i portici, alcuni sono portici del centro antichi che già hanno un vincolo delle belle arti, ma non tutti. Per esempio c'è anche il portico del treno, il portico della barca, candidato UNESCO.
Per cui il portico del treno ha un proprietario, l'ente autologo, IACP, il proprietario ha detto: ma come vincolo, che poi io non posso neanche cambiare una tapparella senza chiedere alla Belle Arti, non ci sto. E quindi questa cosa del vincolo è stata un po' discussa e tutto è scivolato al prossimo anno. Però quest'anno, anche se non c'è stato riconoscimento, c'è stata la Stella Spada. C'è stata la Stella Spada che è andata a visitare appunto i portici di Bologna candidati UNESCO. Tutti e 12, perché sono 12 i portici. E l'idea è nata appunto perché c'ha le foto, perché l'idea è proprio nata dal fotografo. Qui nella nostra biblioteca qui del quartiere, una volta l'anno facciamo questa manifestazione, questo evento che si chiama Saragozzarte, dove ci sono c'è una mostra di pittura, di fotografia e di libri, c'è anche la premiazione di un concorso letterario. Quest'anno si farà il 25 settembre. E nell'ambito insomma di questo evento ho conosciuto il fotografo, perché era lì che esponeva delle sue foto, io esponevo i miei libri, e mi ha detto: ma tu hai questa investigatrice così bolognese, lui è un appassionato di foto di Bologna, foto che lui fa in giro per la città negli angoli, ma perché non li mettiamo assieme, facciamo un omaggio appunto ai portici di Bologna candidati UNESCO? E l'idea mi è piaciuta molto, quindi ho sposato la causa, ho proposto a Katia, che è piaciuta molto anche a lei, e quindi siamo partiti. Ho scritto la storia di Stella Spada, la storia dei portici di Bologna e in qualche modo, perché alla fine, siccome nella storia di Stella Spada naturalmente non narro dei portici, dico solo appunto che lei va da questo portico a quell'altro, quindi in fondo ho messo per ognuno dei 12 portici una paginetta dove c'è un po' di storia, un po' di aneddoti, un po' di informazioni su questi 12 portici. E quindi così è nata la storia della Stella Spada. E speriamo che il prossimo anno ci sia veramente riconoscimento dei portici, riconoscimento UNESCO dei portici, perché insomma è veramente un'unicità, ecco, questa di Bologna, del suo essere così, del centro di Bologna tutto porticato. Allora, appunto come ha appena detto Lorena, cioè oltre alle foto, bellissime foto, c'è, cioè alla fine veramente delle curiosità, ecco, che sfido anche bolognesi doc a conoscere tutti quei particolari. Quindi, perché abita nel quartiere, che qui insomma ci sono molte persone che abitano in questo quartiere, ce ne sono ben tre dei portici in questo quartiere candidati UNESCO. C'è il portico della Certosa, e c'è naturalmente il portico che conduce al santuario della Madonna di San Luca, e la strada porticata di Santa Caterina dentro Porta Saragozza, che è uno dei più antichi che sono rimasti a Bologna ancora, nello stato in cui erano, con le architravi in legno basso. Molto bello. Grazie. No, invece torniamo a Milano, torniamo al condominio, e c'è un'anomalia anche nel giallo di Andrea, nel senso che non c'è mai nessuno che indaga, fino a pagina 300 guardavo, cioè nelle prime 300 pagine è un giallo senza investigatori. Vero, è un giallo anomalo. Quindi vi ricordate la vecchietta, la signora Iside, che sale le scale? A un certo punto arriva al quarto piano, vede il pozzetto dell'ascensore in bella vista, ma non vede l'ascensore al piano, e quindi si sporge e capisce che qualcuno ha chiamato il centro d'assistenza per la manutenzione. Cosa succede poi? Visto che siamo a pagina 3, posso dirlo. A un certo punto lei ficca la mano nella borsetta per prendere le chiavi di casa, queste cascano perché sono molto pesanti, lei si abbassa sulle ginocchia per prendere le chiavi e qualcuno, un'ombra, salta fuori e la spinge nel pozzetto e si prende le chiavi e se ne va. Questo è il giallo. E qui sostanzialmente siamo dentro una sfumatura molto gialla.
ma il colore poi cambia, perché a me personalmente il giallo non piace. È molto interessante da un punto di vista tecnico, perché ha dei topoi, cioè dei luoghi comuni da prendere e utilizzare, e non puoi non fare diversamente. Però poi diventa un noir e quindi cambia colore e si seguono i personaggi e si arriva anche a capire chi ha buttato sta poverina, che poverina poi non è neanche tanto, chi l'ha buttata dentro nel pozzetto. Quindi non si indaga, perché in realtà siamo alla mercé di queste anime perse e seguiamo questi personaggi nelle loro vicissitudini per capire che cosa ci sta dietro a questo loro modo di essere, che è abbastanza anomalo. Quindi purtroppo si sono ritrovati tutti in questo condominio che sembra una fabbrica di personaggi un po' ingrati, un po' sopra le righe, e poi seguiamo le loro vicende. Alcuni insomma ci stanno più vicino, altri invece ce li perdiamo strada facendo, ma tutti trovano poi una collocazione, chi al Camposanto, chi da altre parti. Hai un'ispirazione insomma letteraria, se hai un autore che è in un personaggio che in qualche modo ti ha ispirato, perché ti sei ispirato o proprio anche perché non ti piaceva com'era quel personaggio e volevi fare un personaggio diverso? Perché delle volte le fonti maggiori di ispirazione sono proprio quelle di dire non vorrei mai fare un personaggio in quel modo. Allora, così. Ok. Allora, nel mio personaggio, io spero che sia un personaggio abbastanza originale. Certamente mi sono ispirata un po' tutto, perché un po' tutte le nostre esperienze condizionano quello che facciamo, quindi diciamo che ci ho messo dentro tante cose di tanti personaggi diversi, spero ad aver creato qualcosa di originale. Intanto posso dire che per il nome mi sono ispirata alla Petra Delicado della Alicia Jiménez Bartlett, perché mi piaceva, lei aveva chiamato questo suo personaggio, questa detective, Petra Delicado, per dare già un indizio del carattere della persona, perché c'era Petra, la persona dura, Delicado, infatti la persona sensibile. Allora ho preso questo spunto perché ho voluto chiamare il mio personaggio Stella Spada, per dare già un indizio del suo carattere. C'è la stella e c'è la spada. E poi anche come persona, visivamente, me la immagino un po' come la Giorgia Cantini della Grazia Verasani. Quando ho visto lei nel film Quo Vadis, ma anche nei suoi libri, insomma, descrive questa donna un po' solitaria, un po' orso, un po' dura, ecco, fondamentalmente sola, anche se ha intorno a lei un sacco di persone, ma che però per problemi suoi, insomma, rimane sempre in disparte, diciamo. E quindi me la immagino un po' così. Poi insomma ho messo varie caratteristiche, ecco, non credo di avere preso altre grosse ispirazioni, forse come dicevi te, un'ispirazione come non volevo che fosse, ecco, non volevo che fosse un personaggio noioso, volevo che fosse un personaggio che in qualche modo stupisse nelle cose che fa, che non fosse scontato, ecco, più che noioso. Ho cercato, ecco, di fare qualche cosa che non che uno non si immagina. Mi piace stupire, che di fare qualcosa che uno non si immagina. Io ti posso dire che non assolutamente, non fisicamente, però come modo di trattare i collaboratori, a me ha fatto venire molto in mente Vera, il personaggio che è un po' scorbutico, un po' che non vuole dare troppe spiegazioni, che tiene i suoi ragionamenti e li
li tira fuori all'ultimo, ecco, diciamo così, e sì, i collaboratori un po' li usa, fra virgolette, ecco. Sì, diciamo che il mio è un personaggio cattivo, cioè se la spada non è simpatica, se la spada è proprio stronza, diciamoci la verità, è così, però ci si affeziona. Perché in fondo è la persona che agisce laddove noi non possiamo agire, perché noi dobbiamo stare alle regole, alle leggi, e non possiamo permetterci le intemperanze, non possiamo e non vogliamo, per un'etica personale, per un vivere civile in società. Invece lei si permette appunto di certe esagerazioni che in qualche modo con la fantasia diciamo: oh, brava, hai fatto proprio bene. Però fondamentalmente, ecco, è un personaggio negativo sicuramente, non da additare ad esempio, però ha una sua etica personale in qualche modo, ecco. Non è una signora in giallo, gentile con tutti. No, assolutamente. Ecco, io ho volutamente, non l'ho tratteggiata tanto. Cioè, non la descrivo mai tanto, non so, capelli, occhi, aspetto, eccetera. Si capisce che è una donna affascinante, perché ha delle storie d'amore, piace, quindi insomma ha un marito che è diventato poi un ex marito, ha un figlio, ha una mamma, ha il suo fascino, ma che nasconde, perché per il suo lavoro lei non deve apparire. E poi non ha tempo e non ha voglia di apparire, quindi non va da parrucchiere, non si trucca, quindi nasconde questo fascino sotto vestiti un po' trasandati. Però non la descrivo tanto, perché voglio che ognuno si faccia un'immagine sua della stella. Ecco. E invece chiedeva ad Andrea se hai appunto un'ispirazione, cioè letteraria, eccetera. Adesso a me viene facilissimamente Lansdale, ma te l'avranno detto, non sarò la prima a dirtelo, però ecco, invece magari qualcuno di meno famoso che non conosciamo, se ti ha ispirato, oppure da dove è nato, ecco. Sì, allora, il processo è molto intenso, nel senso, pensiamo a quello che stiamo facendo adesso, no? È un rito antichissimo, non c'è il fuoco in mezzo, ma siamo qui riuniti e ci stiamo raccontando una storia. La sfiga è che io devo cercare di renderla accattivante, quindi insomma devo sforzarmi. Il punto è, mi piace osservare e prendere, cogliere degli spunti interessanti. Nel romanzo troverete un certo punto, visto che vi ho raccontato, no, la vicenda del dito di Chloe che lo trova dentro questa scatola, di chi è quel dito? Non vi so raccontare nulla, però il proprietario di quel dito è un tale Giovanni Longo, che è questo signore. Lui è un mio ex compagno di lavoro, quindi di viaggio professionale, e ho preso esattamente il suo nome e cognome e l'ho ficcato dentro. È quello che muore per primo sostanzialmente, non è mai vivo. E il personaggio è insomma molto artefatto, perché in realtà non lo rispecchia molto, no? Perché è un debosciato, quello che poi ci lascia il dito e le penne. Lui è un po' di più, però non lo dà vedere. Poi sfogliando, andando avanti o andando indietro a seconda di dove siete, troverete un altro personaggio di nome Andrea Ditta, detto Manicomio. Questo personaggio lavora in un'agenzia di pompe funebri, è un po' particolare perché insomma si porta dietro insomma delle sue vicissitudini, è un po' disturbato, ma in realtà quel personaggio esiste ed è il frutto di racconti raccolti da un compare anche lì di lavoro, che mi ha raccontato un sacco di storie legate a questo Andrea Ditta, no? Allora, ve ne racconto un paio. Allora, nel romanzo questo è praticamente uno psicopatico e ci aiuta un po' a creare questo humus disturbato attorno a cui si sviluppa poi la vicenda. Ma questo Andrea Ditta
oggi stimato avvocato, peraltro, a Roma. Non l'ho mai visto, non so neanche come sia fatto fisicamente, però quando era ragazzino era solito fare un po' di marachelle, ecco perché manicomio. Tipo, passa davanti alla macelleria, prende un prosciutto e si mette a correre. Vita vera, eh? A un certo punto viene fermato dalla polizia, marachelle, e il poliziotto dice: dove ti porto? E lui: abito lì. E questo lo guarda e dice: ma lì c'è la questura e io abito lì. Era il figlio del vicequestore, che hai col prosciutto in mano. Penalissimo, immagino. Poi se prendi una bella forma di prosciutto. Poi un'altra storia legata a questo Andrea Ditta, molto carino. Ora immaginatevi, prima uscita, quindi c'è Andrea Ditta che va a prendere la ragazza con cui ha avuto una liaison la sera prima in una discoteca un po', insomma, di peggio stile di Roma, ubriachi tutte e due, quindi non si sono visti esattamente in faccia. Lui torna a prenderla, vede che non è, insomma, nelle sue corde. A un certo punto accosta, dice: gentilmente mi controlli la posteriore destra perché sento la macchina che tira tutto a sinistra. Lei scende e lui parte a razzo e la lascia lì su una collinetta in mezzo alle campagne romane. Ecco, quindi ho preso esattamente quel personaggio e ho estremizzato quelle che sono le sue caratteristiche. Qui abbiamo Andrea Ditta detto manicomio, effettivamente è detto manicomio. Questi sono dei modi che uso per tirar fuori dei personaggi. Sono delle, come diceva giustamente Lorena, sono delle commistioni, dei mix che poi vengono prese da più idee, da più spunti. Adesso ci allontaniamo un attimo da se no spoileriamo troppo, e vi chiedo invece come della vostra vita di scrittori. E come si svolge la vostra giornata in rapporto con la scrittura? Ah, dunque, io scrivo quando mi viene in mente qualcosa da scrivere. Non sono metodica, non lo prendo come un lavoro, diciamo, anche perché insomma la mia giornata è impegnata. Ancora lavoro, quindi nel senso del lavoro, quello che dà la pagnotta, che ancora, non sono ancora in pensione purtroppo, e quindi cioè, l'impegno del lavoro, l'impegno della famiglia, le cose personali, quindi insomma in realtà non è che posso dedicare alla scrittura 8 ore al giorno, per dire. Però comunque non sono abituata a scrivere così. Io quando mi viene un'idea, non voglio chiamarla ispirazione, però l'idea di una trama, di una storia, di un qualcosa che posso scrivere, prendo e la scrivo, che sia mattina, che sia, o mi faccio degli appunti e che poi dopo sviluppo. Quindi può essere mattina, sera, notte. Ci sono dei giorni in cui scrivo per ore, ci sono dei giorni che non scrivo. Scrivo sempre al PC perché a mano non sono più capace, ormai no. Però non ho metodo e non ho sistema. Ecco, mi viene l'idea, la scrivo. Non mi viene nessuna idea, non scrivo niente. Ecco, questo è il mio sistema. Ma per me funziona, non potrei forzarmi a fare diversamente, perché se mi metto a scrivere nel momento in cui non ho un'idea particolare, posso scrivere, ma scrivo di niente, cioè scrivo delle cose poco interessanti, poco belle. E invece se scrivo quando mi viene quell'idea, quella storia, quell'ispirazione, allora vedo che insomma scrivo delle cose che possono essere carine, possono essere interessanti. Quindi vado avanti così, alla giornata. Tu Andrea? Stessa domanda. Allora, il processo è un po' diverso, nel senso io sento una forte dipendenza, quindi se non riesco a scrivere sto male fisicamente. Il problema poi è trovare lo stimolo giusto, e uno degli stimoli che ho trovato imbattendomi nel marchio editoriale proprio Dumpster, perché ha una sorta di fucina che in continua evoluzione, dove sostanzialmente promuovono festival, concorsi, raccolte di racconti, eccetera, e quindi è secondo me un ottimo
modo per affinare i muscoli e far palestra, e quindi sostanzialmente ti crei delle scadenze, ti crei delle aspettative, delle finalizzazioni, e ti sforzi di scrivere, perché credo che una delle cose più drammatiche per una persona che ama scrivere storie è la pagina bianca, e quindi è una sorta di incubo che ti circonda tutto tondo, perché ti perdi dentro quel bianco che colore non è, ma è di fatto un limite, e quindi se ti fai in qualche modo impensierire da quel non colore soccombi facilmente. Quindi l'idea è trovarsi delle scadenze, degli stimoli per andare avanti. Poi spesso, una volta superato il giro di boa e sei quindi dentro un romanzo, un racconto, poi si crea un processo molto singolare, almeno io l'ho provato, sono i personaggi stessi che effettivamente iniziano a darti delle dritte e ti mostrano la via. E qui c'è una simbiosi, però per trovare quella simbiosi, almeno per me, vuol dire affogarmici dentro nella storia. Quindi purtroppo, scrivendo queste robe, mi devo in qualche modo sporgere verso un girone infernale e evitare di caderci dentro, no, a mia volta. Quindi è un gioco un po' di equilibrista, guardare, fare un po' da portavoce di queste voci malsane e poi tirarsi fuori, e tirar fuori anche con un umorismo un po' macabro, un po' nero, una storia che stia in piedi, che in qualche modo possa portare il lettore, possa traghettarlo verso la fine. Una cosa, effettivamente, se tu stai dietro alla Katia, scrivi dalla mattina alla sera, i racconti, i concorsi, le antologie, ovviamente, cioè non ti fermi più, cioè se ti affidi a Katia, allora, prova, adesso impegna. Allora, colgo solo un attimo per dire, Andrea chiede se ci parla un attimo dell'esperienza di Scriptor, sì. A questo punto. Sì, no, ci spiega tutto. Faccio una piccola introduzione. Fa questa fatica, ha vinto, ma se la guadagna. Scriptor è un'iniziativa sempre di Damster Edizioni, quindi dei signori che stanno dietro al marchio editoriale. Che cos'è? È una prova di scrittura. La prima edizione si è conclusa maggio-giugno, partita a settembre-ottobre, quindi ha coperto buona parte del 2021. Sostanzialmente più concorrenti divisi in gruppo si sfidano a suon di scritti. Ci sono dei giudici, ci sono dei temi, ci sono delle pagine da rivisitare utilizzando diversi generi letterari, e quindi bisogna mettersi in gioco, perché bisogna tirar fuori delle storie, dei racconti. Quindi la guerra tra scrittori è proprio sedersi al tavolo virtuale e mettere a confronto le proprie opere. Di solito sono racconti autoconclusivi di 3600 battute, spazi inclusi, quindi sostanzialmente parliamo di due pagine e mezzo, ed è un esercizio molto forte, perché se ami questo mestiere, se ami questo mondo, lì devi per forza scrivere, no? Quindi sostanzialmente è una sfida con te stesso, con i generi che ti vengono dati, con dei giudici che sono tutt'altro che affabili, no? Nel senso che ogni volta chiedono sempre di più, ed è molto interessante, perché è un climax, nel senso che più si va avanti più le prove diventano difficili, e in questa difficoltà, insomma, ti devi andare a scontrare. Ripeto, io ho partecipato, mi è servito molto di più. Ha vinto, non è che abbia partecipato. Sono riuscito a vincere. Lui ha vinto. Sono riuscito a vincere. E mi è servito, perché a differenza di un classico corso di scrittura, lì devi sollevare i pesi e sollevarli subito. Quindi non ti viene detto come sollevarli, ma ti vieni buttato dentro questa stanzetta e devi iniziare a scrivere. Quindi devi fare i conti con la pagina bianca, devi fare i conti con una metodologia, no? Perché poi devi cercare di affinare anche una tecnica. La mia è stata in particolar modo prendere il tema, cercare di documentarmi, capire bene lo stile, e poi insomma
farmi il segno della croce e scrivere. Però è stata un'esperienza veramente bella, spero appunto ce ne sia una seconda e che continui, perché è molto molto stimolante, molto intenso. Ecco, su YouTube si possono leggere le prove e vedere anche in trasmissione gli autori che anche rispondono a dei quiz e anche il giudizio di questi giudici sulle prove di questi racconti prodotti dagli autori, insomma. Sì, poi ci sono anche degli interventi delle special guest, quindi c'è Morozzi che insomma qui a Bologna è un nome super conosciuto, c'è Barbara Baraldi, ci sono degli editor che fanno questo di mestiere, c'è un professore Bellavista, quindi è molto interessante. Trovate su YouTube tutte le puntate e io ho ancora il terrore, vi dico, di uno dei giudici che ogni volta diceva, mi guardava e diceva però non vedo quel guizzo, e ogni volta mi smontava e mi dava carica però per far meglio la volta prossima, la volta dopo. Simone. Bene, un'altra domanda, Lorena, su... Ecco, invece a un certo punto ci sarà stato un momento zero della prima ispirazione di Stella Spada, no? Tu hai detto... Nata. Quando è nata? Dai, raccontaci. Allora, innanzitutto volevo rifarmi una cosa che ha detto a lui, che dice che dopo un po' i personaggi cominciano a entrare dentro di te. Effettivamente, cioè per me è stato proprio così, perché io adesso faccio fatica a pensare a una storia che non contenga Stella Spada. Ne ho scritte di storie senza la Stella Spada, ho scritto anche due romanzi senza la Stella, però mi sono dovuta forzare perché dal momento che ho creato questo personaggio non me ne stacco più, anche perché è bolognese, gira per Bologna, insomma gli ho dato tante caratteristiche per le quali insomma io giro per Bologna e prendo dai luoghi, dai punti, dalle persone che incontro l'ispirazione e penso a Stella Spada cosa farebbe, cosa direbbe qui, cosa ci troverebbe, insomma. Ah, moltissimo. Qua, mentre scrivo moltissimo. Delle volte sì, poi dopo io non estremizzo le mie azioni come la Stella Spada. Diciamo che... No. Diciamo che la Stella Spada è la mia parte cattiva che io ho soppresso, che non ho tirato fuori, mando lei, no? Quando ho qualche conto da saldare, che c'è qualche cosa da sanare quale io non posso, allora mando la Stella Spada. Quindi ho trovato questo escamotage anche per una mia tranquillità personale, per una mia sanità mentale, ecco, diciamo. Quindi insomma, se io incontro qualcuno per strada che mi taglia la strada, che mi fa le cose, già mi immagino, ecco, adesso nel prossimo racconto la Stella Spada ammasserà uno che gli taglia la strada. Quindi insomma, in qualche modo, diciamo che sì, mi immedesimo nella fantasia, ecco, non nella realtà, ecco, ovviamente questa è letteratura, e letteratura rimane, insomma, non è un'istigazione alla violenza o a farsi giustizia da soli. Beh, però in qualche modo sì, ogni tanto mi ci immedesimo, ecco, sì. Diciamo che però è sempre presente nei miei pensieri. Non hai risposto alla mia domanda, io volevo ispirazione zero. Un momento, lo so, faccio così. Se lo riesci a... Allora, sì. Ecco, è nata. Sì, sì. Ci sono. Allora, io a me piace il genere, mi piace il genere giallo, il noir, e quindi quando mi sono messa a scrivere, naturalmente ho scritto quello che mi piacerebbe leggere. Che quindi ho scritto un giallo. E le prime cose che ho scritto,
sono già partita affezionandomi dei personaggi, perché a me piace, mi piacciono i film, le serie seriali, i personaggi seriali, quelli che io conosco e che ritrovo, diciamo, ritrovo Montalbano, ritrovo la signora in giallo, cioè mi piace il seriale, la serie. Quindi quando ho scritto sono già partita con l'idea di un personaggio che poi avrei ritrovato, ma non sono partita subito con La Stella Spada. Io sono partita nel 2006 con La Rosa Moretti. La Rosa Moretti è una commercialista improbabile investigatrice, che ho degli affezionati lettori che hanno letto anche della Rosa Moretti, e che insomma le capitava un po' d'ogni, e quindi diventava un'investigatrice suo malgrado. E anche di quella io mi sono affezionata, perché poi ho scritto un seguito. Il primo era Una serata tranquilla, il seguito è stato Feriefobia, e sempre con la Rosa Moretti. E io sarei pure anche andata avanti con la Rosa Moretti, soltanto che la Rosa Moretti era una commercialista, quindi diventava sempre un po' difficile farle incontrare dei crimini, dei criminali, eccetera. Quindi o portava una sfiga tremenda o era la signora Fletcher, quindi non poteva essere una cosa differente. E allora ho detto, bisogna che io creo un personaggio che abbia come nella sua quotidianità la giustificazione a incontrare del crimine e dei criminali, quindi un'investigatrice. Quindi qui è nata, da questa mutazione genetica della Rosa Moretti è nata La Stella Spada investigatrice, che quindi per mestiere affronta i crimini e i criminali, e quindi posso farle avere molte molte avventure in questo campo. Sì, non necessariamente non uccidi tutti i clienti, perché se continuai con la commercialista, diciamo così. No, ma neanche la commercialista non uccideva nessuno, okay. proprio nessuno. Lei diventava un'investigatrice suo malgrado, perché si faceva coinvolgere dentro delle storie strane, insomma, le uccidevano delle persone intorno a lei, e quindi lei poi si trovava a investigare. Ma può darsi che la Rosa Moretti non è morta, può darsi che prima o poi salti fuori anche, calmi però, no? Che salti fuori, ecco, vedi, questo è una faccenda nella quale potrei mandare La Stella Abbiamo Spada. Visto trasformare la Lorena in Stella Spada in questo momento, ritorna in te. Perché quando vedo uno che taglia la strada uno scooter, mi medesimo, essendo io come te, scooterista, insomma, capisco che dà fastidio, no? Allora, ritorno invece a Andrea sui suoi personaggi, ecco, di questo libro. Avrai fatto delle schede anche, non so, perché c'è sempre il dibattito se i personaggi pensarli già a tutto tondo dall'inizio, o invece far fare un arco del personaggio che si evolve nella... durante il romanzo, ecco, tu come ti sei comportato? Ci sono due correnti di pensiero. Da una parte c'è chi predilige il brogliaccio, quindi faccio una struttura, ci metto dentro i personaggi, appiccico i post-it a ogni personaggio per dare delle caratteristiche e delle pennellate. E invece c'è chi va a braccio. Io vado a braccio, il personaggio mi si crea poi man mano, strada facendo, e quindi vado sempre indietro a fare dei ritocchi man mano che si incasella sempre di più un certo solco dentro cui ficcarci il personaggio stesso. Quindi sostanzialmente è un lavoro di cesello più che di ricopiatura a fronte di una bozza che è lì ben presente. Quindi spesso vado esattamente alla cieca. È sicuramente un metodo meno scientifico e a rischio, come dire, stop immediato, perché poi insomma la pagina bianca di cui sopra è molto presente. Però è vero anche che la pagina poi bianca ti permette di riscrivere la storia man mano che progredisci. Quindi magari hai dei guizzi, hai delle lungimiranze che poi vai a colmare strada facendo. Ti volevo chiedere, che prima Lorena ha risposto, appunto, lei scrive solo secondo ispirazione,
tu dici che ti vai a cercare, ecco, l'ispirazione. E quindi scrivi ogni giorno, hai, dedichi del tempo ogni giorno alla scrittura? Sì. Allora, a mio avviso l'ispirazione è una fiammella, è una scintilla, è una componente necessaria a mettere in moto l'ingranaggio, però non è quella che poi dà fuoco alle polveri, perché ci vuole un po' di, come dire, costanza. E quindi, secondo me, quindi è la mia esperienza che me lo fa dire, occorre star dietro un po' alla scrittura, no? Come una sorta di corteggiamento a lungo termine. Quindi nel momento in cui ti arresti e trascuri un po' la letteratura, almeno questa è la reazione che vedo, ti volta un po' le spalle, quindi si allontana, mette un po' il broncio. Quindi bisogna cercare, a mio avviso, di tenersela buona con lusinghe continue. Parliamo un po' del futuro, Lorena. Allora, io ormai è scontato quello che sto per dire, ma ho un'altra storia di Stella Spada pronta, già finita. Adesso le darò l'ennesima rilettura, però sostanzialmente è chiusa. Farà delle cose diverse dal solito, perché Stella Spada non è mai uguale, cambia come cambiano tutte le persone nel corso degli anni, e quindi anche qui è già un po' diversa, cerca di essere più buona, ma non ci riesce, e avrà delle avventure particolari, avrà una storia d'amore molto molto particolare, e così, insomma, non dico altro, ma ecco, il futuro è questo, la storia della... il titolo? Io ho pensato al titolo, poi dopo si può anche cambiare. No, ma non lo dico, dal titolo non lo dico. Scaramanzia, no. Cioè, e ci sarà sempre il secondo personaggio, Bologna? Lo stegista. No, dicevo Bologna. Adesso tutti mi chiedono dello stegista, perché tutti i personaggi che affianco a Stella, poi capita che le persone si affezionano. Oh, buongiorno, abbiamo un nuovo... No, per esempio nei primi cinque c'era il commissario Marconi. Il commissario Marconi era questo personaggio molto interessante, un bell'uomo, focoso, con il quale Stella aveva instaurato un rapporto piuttosto movimentato, anche un po' violento, così. E questo commissario piaceva molto, a un certo punto piaceva pure troppo, e è morto. È morto, adesso c'è un nuovo personaggio, questo è il secondo libro con un nuovo personaggio, che è lo stegista Giacomo, questo ragazzo molto esuberante, simpatico, che è stato assunto, fra virgolette, ma essendo stegista non è stato assunto, con il nano rapito, quindi l'avventura precedente. E c'è anche qua, e ci sarà anche nel prossimo, ed è un personaggio che ho visto che piace, perché tutti poi mi chiedono: ma ci sarà anche lo stegista? Ci sarà anche lo stegista. Quindi vedete di non affezionarvi troppo anche allo stegista, perché sennò, ahimè, fai fuori anche quello. Ci sarà una disgrazia. No. Io non sono mai, io sono buona, buonissima e tranquilla. È Stella Spada, sempre colpa sua. Infatti anche quando in casa succede qualcosa non è colpa mia, è stata Stella Spada. E sarà sempre ambientata a Bologna. Sempre ambientata a Bologna, perché Stella fa fatica a uscire dalle porte di Bologna, e quindi è ambientato a Bologna, e nel prossimo arriva a Casalecchio, da quelle parti lì. Fa questo sforzo. Fa questo sforzo di arrivare a Casalecchio, che insomma già... è già fuori dalle mura, è un altro mondo. Ok. Andrea, ecco. Ecco, facciamo passare Stella da casa tua.
Andrea, invece, che cosa hai in pentola? Allora, vi dicevo di Scriptor. L'ambito premio è quello di far pubblicare da Damster una proposta che si presenta all'inizio di questo percorso. C'è lo speech, cioè si racconta in 2 minuti qual è il tuo progetto. Io l'ho già consegnato, guardo la regia, abbiamo già visto anche la copertina. Anche il titolo dovrebbe essere in qualche modo consolidato, quindi insomma più o meno ci siamo. Il protagonista è uno scrittore bohemien, piuttosto allucinato da se stesso e dalla vita, dedito agli eccessi, e ahimè vivrà anche lui insomma delle vicissitudini, ma quello che secondo me lo avvicina molto a Scriptor è che in quel caso, parlando in prima persona, si riesce a capire come vive la vita uno scrittore che è in continua evoluzione da un punto di vista, come dire, inventivo. Quindi questo nel suo mondo allucinato parla mediante racconti, quindi secondo me si avvicina molto a quella che era l'idea di Scriptor. Quindi ci sono dei suoi racconti, lui è un debosciato che insomma non è mai riuscito a realizzare il sogno di diventare un vero scrittore, se non alla fine, perché vi anticipo, la domanda a cui deve rispondere è: tocca la fama nel momento in cui viene accusato ingiustamente di un omicidio. Quindi lui dice: se ammetto di aver ucciso la persona in questione, che è il suo ex suocero Tony, anche se non lo ha fatto, divento consolido la mia fama, altrimenti tutto si ritira come un mare che si riprende le onde e quindi ritorna a essere il signor nessuno. E quindi questa è la domanda un po' shakespeariana a cui è chiamato a rispondere. E quindi insomma vediamo. È sempre un giallo? In parte sì, perché c'è un colpo di scena, in parte sì, però anche qua il colore predominante è il noir. È il noir ancora. Bene. Sì. Certo, certo. No, allora, appunto come stavi appunto dicendo, ho scelto l'investigatrice perché il poliziotto, il commissario, devono seguire la legge, devono stare alle regole, quindi mi riusciva difficile dare a questo personaggio la libertà che ho dato alla Stella Spada. Lei, essendo da sola, deve rendere conto solo a se stessa, non ha capi, e si permette appunto di essere al di sopra e al di là di qua sempre della legge, diciamo. Quindi ho pensato appunto che avesse maggiore libertà un'investigatrice privata. Per questo ho pensato all'investigatrice privata, anche se la Stella poi nasce già per darle questo doppia personalità che ha. Nel primo libro lei non nasce neanche come investigatrice, lei è una segretaria, una persona molto molto normale che va in ufficio, esce alle 6:30, va a casa, va a prendere il bambino dalla nonna, una vita normalissima, che poi a un certo punto le viene scaravoltolata, diciamo, da vari eventi che l'hanno portata a diventa l'investigatrice, però qualcosa le rimane ancora diventa Spada, ma qualcosa le rimane ancora della Stella, ecco. Sì. Thank you.
non deve capitare perché ci deve essere una coerenza. Punto il dito in particolare a un personaggio di questo romanzo che è Fabio. Sì, lo devi tenere sul suo binario, ma in particolar modo se ti capiterà di avvicinarti a questo personaggio, vedrai che dall'inizio alla fine cambia molto. È quello che cambia di più e soprattutto cambia in modo forzoso perché è costretto a cambiare, però sempre legato a questo cambiamento, allo snodo della storia. Quindi il personaggio non rimane mai uguale a se stesso, questo lo vedi in tutti i romanzi, o meglio quelli che hanno più o meno una struttura, perché è proprio l'evoluzione che fa da spinta, fa da carburante alla trama stessa, perché altrimenti tu avresti una trama molto piatta e un poco annacquata. Ogni tanto c'è qualche, come dire, fuori busta, fuori onda, ma niente di particolarmente stimolante. Invece è proprio creare quel punto focale, cosiddetto punto di non ritorno. Cioè da quella pagina in poi il personaggio non può più essere come prima. Quello è fondamentale perché ti dà una spinta a progredire, a creare uno snodo e a arricchire la trama stessa. Lorena diceva nessun personaggio, ma nessuna persona è e rimane normale nel corso del tempo. Tutti invecchiamo e quindi fisicamente cambiamo inevitabilmente. Lì c'è un cambiamento anche da un punto di vista interiore che è più profondo, e questo probabilmente è il vantaggio del noir, no? Che cerca di affondarti dentro, ti infila le mani dentro e scava a fondo per capire dove vai a finire nel corso delle pagine che leggi. Perché così come passano le ore per te, lettore, passano le ore anche per i personaggi, inevitabilmente poi c'è un cambiamento. Grazie a te. Allora, diciamo che nel libro di Andrea, capita che ci si perda un attimo all'inizio con i personaggi, però c'è una guida molto furba che aiuta, che descrive in partenza, i personaggi sono descritti rispetto al piano dove abitano, quindi inizia il capitolo proprio col piano e dopo focalizzi questi personaggi col loro piano, poi dopo si sconvolge tutto, ecco. Però la costruzione, c'è questa, appunto, questa furbizia di collocartelo in un luogo, e questo luogo è questo livello, questo piano, e quindi dopo quando si smollano perché poi partono per tutta Milano, perché escono a un certo punto, sono costretti ad uscire dal condominio, non dico altro, ma appunto dopo però te li ricolleghi sempre un po' al piano da dove li hai visti all'inizio, quindi insomma mi piacerebbe ricontare il numero di personaggi di questo libro, perché secondo me sono almeno una quarantina. Sì, sono tanti. Allora, a me piace personalmente il lettore impegnato, quindi cerco di stimolare quella piccola, insomma, fetta di lettori pretenziosi, e quindi di fatto mi gioco tutti gli altri. Però no, in realtà tanti personaggi, perché è la storia stessa, no, a richiederlo, visto che si parla di un condominio e ci sono tutti i condomini coinvolti in queste storie, è inevitabile che poi a pioggia la trama, insomma, si propaghi su tutti. Però sì, sono tanti personaggi. Bene, ci sono delle altre domande? Altrimenti lasciamo gli autori agli autografi. Ecco, lo spazio per gli autografi. Li ringraziamo. Molte grazie. E niente, ci ritroviamo qua giovedì per l'ultimo appuntamento dell'estate, e poi si va a settembre, si è rimandati a settembre. A settembre. Tutti rimandati a settembre. Grazie. Grazie a tutti.